13.447 nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su 304.990 tamponi processati. Lunedì nuovi contagi erano stati 9.789 su 190.000 test. Sono invece 476 decessi registrati in un giorno, ieri 358. Il tasso di positività si attesta al 4,4%, in calo rispetto al 5,1% di domenica. I guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 18.160. In Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive, meno 24, e nei reparti, meno 36. A fronte di 38.490 tamponi effettuati, sono 1.975, 5,1% il tasso, i nuovi positivi. Sono 94 i decessi segnalati, per un totale di 31.909, 3.227 invece i guariti dimessi. La Johnson & Johnson, che ha consegnato le sue dosi di vaccino anche in Europa, precisa di avere deciso di ritardare il lancio del proprio siero nel vecchio continente in un'ottica di trasparenza in attesa delle valutazioni da parte delle autorità sanitarie europee. A precisarlo la stessa azienda farmaceutica dopo la sospensione da parte delle autorità statunitensi delle somministrazioni del vaccino a seguito di 6 casi di reazioni rare legate alla formazione di coaguli di sangue, tra cui un decesso in 6 donne tra i 18 e i 48 anni. Il vaccino Johnson & Johnson è altamente sicuro, con rapporto rischio-beneficio chiaramente favorevole, come è stato dimostrato dagli studi, ma ci sono molte similitudini con il vaccino AstraZeneca. Le limitazioni sono quindi possibili e ragionevoli e sarà probabilmente la direzione verso la quale ci si muoverà tutti insieme. Così il direttore generale dell'AIFA Nicola Magrini, alla luce dell'allarme che arriva dagli States. Il ministro Speranza dice: valuteremo con AIFA, ma questo vaccino andrà comunque utilizzato. Partirà all'ospedale Spallanzani di Roma una sperimentazione sulla seconda dose di vaccino anti-Covid utilizzando altri vaccini, tra cui lo Sputnik. Dopo aver effettuato la prima con AstraZeneca, saranno 600 i volontari che riceveranno poi la seconda dose con Pfizer, Moderna e i due diversi adenovirus di Sputnik. Per l'avvio della sperimentazione si attende l'ok da parte di AIFA. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha indicato il 1° maggio come data dalla quale si potrà tornare ad una colorazione più tenue delle regioni, supponendo che si possa scendere a un'incidenza di 180 casi ogni 100.000 abitanti. Riaprire i ristoranti potrebbe essere fattibile, osservato però non dal 1° maggio, ma progressivamente di settimana in settimana nel mese di maggio, fino ad arrivare ai primi di giugno con una riapertura modello inglese. Sono circa 250 milioni le mascherine FFP2 e FFP3 acquistate dalla Cina nei primi 7 mesi dell'emergenza Covid dall'allora commissario dell'emergenza Domenico Arcuri e distribuite nelle ASL di tutta Italia, che risulterebbero non filtrare a sufficienza. E ora per i lotti messi sotto accusa ancora non utilizzati, dopo l'inchiesta aperta dalla Procura di Gorizia, è partita la caccia per individuarle e ritirarle. Centinaia di commercianti arrivati da tutta Italia hanno preso parte a una nuova manifestazione organizzata al Circo Massimo di Roma. Gli esercenti chiedono una data certa per riaprire le attività chiuse a causa dell'emergenza Covid. Un'altra protesta ha visto invece coinvolti gli ambulanti della campagna, che con furgoni e camioncini hanno bloccato la circolazione dell'autostrada 1 nei pressi di Caserta Nord. Riaprire in sicurezza ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto è questa l'ipotesi contenuta nella bozza delle linee guida sulle riaperture che le regioni, a quanto s'apprende, sottoporranno giovedì al governo alla conferenza Stato-Regioni e che confermano le misure di protezione già in atto. La cronaca pavese: è stato rinvenuto da alcuni ragazzi nelle acque del Po a Torre de' Negri il corpo della 73enne scomparsa di casa 11 giorni fa a Pavia all'alba, senza neppure lasciare un biglietto di spiegazione al marito mentre dormiva. Il corpo di Ferdinanda Luisa Gariboldi, la donna scomparsa in bicicletta in via Lambri, nel rione San Paolo, è stato riconosciuto solo dalla fede nuziale. È stato travolto da un'auto mentre attraversava via Cadorna a Mortara, vicino al Penny Market. Un pensionato di 85 anni di Mortara si trova ricoverato in gravi condizioni alla rianimazione del San Matteo di Pavia per trauma cranico e frattura del bacino. Pronto meteo 14 aprile, mercoledì, con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature fra 1 e 14 gradi. Per il resto della settimana tempo variabile, più soleggiato prima e più nuvoloso nel weekend. Le previsioni locali a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli le trovate aggiornate su prontometeo.it. Queste invece le notizie che trovate come sempre con aggiornamenti sui nostri siti pavia1tv.it, itinerarinews.it e le nostre pagine social. Editore e agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.